Ciao raga, è arrivato l'autunno e io sono molto felice perché è il periodo dell'anno che preferisco per stare all'aperto e sono venuto ad inaugurare la stagione con un bel campeggio nel bosco. State con me se vi fa piacere. Avevo una mezza idea di piazzarmi in questo posto abbastanza figo sulla riva del lago, ma ovviamente hanno già fregato il posto. Guardate che spettacolo, gli alberi hanno già cominciato ad ingiallire. Di là c'è il punto dove volevo fermarmi, che poi è il punto dove è un posto che già vi ho mostrato, è dove abbiamo fatto la cena a base di prodotti danesi con Dario e Giuseppe. È un posto molto bello perché c'è proprio la vista qui sul lago. Ho sempre sognato di fermarmi là, ma lo trovo sempre occupato. E quindi adesso vado a cercarmi un posticino un po' più appartato. Prima però vi faccio vedere meglio magari questi alberi. C'è una luce fantastica, anche troppa, dei colori incredibili e infatti c'è un po' di gente in giro, sono venuti tutti quanti a godersi questo spettacolo. Spero che mi abbiano lasciato un posticino per accamparmi perché non ho il fornello e mi serve il braciere per fare un po' di fuoco. E come al solito sto in ritardissimo. Mamma, guardate che bello qua! Rifate gli occhi. Sono arrivato sul luogo del campo, piazzerò la tenda da qualche parte qui sotto i faggi e adesso la prima cosa che devo fare è andare a raccattare un po' di legna perché mi è rimasta veramente pochissima luce. Attingerò da questa enorme betulla caduta che mi sembra si sia seccata a sufficienza.
legna bagnata e mezza verde. Che fatica. Mo se comincia, sarà un inverno lungo. Sono riuscito a far partire il fuoco con qualche difficoltà. Ora mi tocca montare la tenda al buio. Finito di preparare il tutto, il fuoco ancora va, adesso mi rilasso un po' e mi mangio qualche cosa. Ho trovato sepolte in un angolo remoto del surgelatore, non si vedrà mai, non la metterà mai a fuoco, vabbè. Due frikadeller che sono delle polpette tipiche danesi e quindi mi sono portato queste da mangiare ed è stata una fortuna che le abbia trovate perché altrimenti non avevo nient'altro. Il frigo era mezzo vuoto e l'ho messo a scaldare in un po' di stagnola. Sono uscito in fretta e furia, veramente ho buttato quattro cose nello zaino, non mi sono portato manco la gavetta. E niente raga, dopo un'estate passata a sgambettare in giro, mi ritrovo nuovamente seduto davanti al fuoco. Penso sia il caso di dire due parole per celebrare questo grande ritorno, che dite? Non so se vi capita mai che un qualcosa che percepite con i vostri sensi, la vista di un oggetto, un odore, un sapore, vi inneschi un ricordo nella testa. A me capita molto di frequente con gli odori, in particolare l'odore del fuoco mi innesca proprio un set di ricordi ed è una cosa potentissima. Appena il fumo mi arriva alle narici è come se si accendesse l'interruttore e vedo me stesso da piccolo davanti alla stufa di ghisa che avevamo nel salotto, il camino di casa di mia nonna, la miriade di fuochi di bivacco di quando ero negli scout. È incredibile come alcune cose riescano ad essere costanti nella vita di una persona, non cambiano mai.
non dipendono dal tempo e dallo spazio. Il fuoco, ad esempio, è sempre lo stesso di quando ero bambino. Ha sempre lo stesso odore e sprigiona sempre lo stesso calore. L'unica cosa che cambia sono i ricordi che aumentano man mano che passa il tempo. Sono fatta una certa, quindi mi sono infilato nel sacco a pelo. Fa circa una decina di gradi. Mi sono portato quello pesante, quindi starò bene. Tirò un leggero venticello, speriamo che non aumenti di intensità. Vabbè, buonanotte. Buongiorno. Un attimo, non si vede la mazza. Cosa accende sto a fare? Eccoci. Allora, stamattina la situazione è la seguente. Piove, è tutto fradicio e io ho bisogno del fuoco per fare la colazione, perché ovviamente il fornello non lo porto, non serve, no? Io il fuoco lo accendo in qualsiasi condizione, anche sotto la pioggia. Quando ero negli scout e facevamo le uscite e i campi estivi, la mattina subito dopo la sveglia c'era la ginnastica. Adesso non ricordo di preciso che esercizi facevamo, ricordo che era una sorta di stretching attivo. E questa cosa della ginnastica mattutina, questo concetto, mi è un po' rimasto. E spesso dopo aver passato la notte all'aperto faccio degli esercizi per riscaldare il corpo e prepararlo alle attività della giornata. Stamattina, se il tempo mi regge, vi faccio vedere due esercizi che secondo me sono una bomba per la mobilità, che sono lo squat naturale e oddio, la sospensione. Ho bisogno del caffè. Allora, sotto il timer a un minuto. Dunque, lo squat naturale, o squat libero, o Asian squat, è questa posizione qua. È una posizione di accosciata con i talloni a terra. Una posizione naturale di riposo dell'essere umano. Le popolazioni primitive ancora lo utilizzano come posizione di riposo, lo utilizzano per mangiare, lo utilizzano per espletare le loro funzioni corporee. Da bambini abbiamo passato tanto tempo a giocare in questa posizione, poi crescendo abbiamo perso la mobilità perché stiamo sempre seduti, perché il nostro stile di vita riduce la mobilità, e quindi oggi praticare lo squat naturale è diventata una specie di sfida. Io sto cercando di recuperare questa posizione perché è una mano santa. Ha già finito un minuto, mazza. Perché, vabbè, ci rimango un po' di più. Perché, come vi dicevo, è una mano santa per le articolazioni delle caviglie, delle ginocchia e delle anche. E una maggiore mobilità significa un maggiore range di movimento e una minore probabilità di incorrere in infortuni quando si pratica attività fisica coinvolge la parte inferiore del corpo. Bisogna cercare di stare dritti con la schiena. Se sentite che è troppo difficile e cascate all'indietro, mettete un qualche cosa sotto i talloni. Altro esercizio molto molto figo è la sospensione passiva. Semplicemente mi appendo a qualcosa e rimango lì appeso per un certo tempo. Metto anche qua un minuto. È un esercizio che, oltre a strecciare in maniera paurosa le spalle e la colonna, aiuta anche ad incrementare la forza nella parte superiore del corpo. Se la sbarra, o in questo caso il ramo, è troppo basso, piegate le gambe, ma non incrociatele,
dietro e le ginocchia leggermente avanti. Ah, dovete sentire la gravità che tira la vostra colonna verso il basso. Ah. Ok. Mamma mia. Questo è tosto, eh. Ragazzi, prima di andare avanti con il video, vi ricordo che ancora per un periodo di tempo limitato potete acquistare il corso online di orientamento e topografia di Avventurosamente con un 10% di sconto utilizzando il link e il codice che trovate qui sotto in descrizione. È un corso super interessante, super completo e spiegato benissimo, che vi permetterà di imparare tantissime nozioni relative appunto all'orientamento e alla topografia, che vi torneranno molto utili nelle vostre escursioni, nei vostri viaggi, nelle vostre avventure all'aperto. Una volta acquistato il corso potrete seguire le lezioni dalla vostra area riservata sul sito, dove e quando volete. Non ci sono scadenze né limiti di tempo, per cui siete liberi di affrontare il corso con la frequenza che preferite e potete guardare e riguardare il tutto quante volte volete. È un corso che io vi consiglio fortemente, ragazzi, perché l'ho provato e mi è piaciuto tantissimo. Provatelo anche voi e poi fatemi sapere com'è andata. Non molto lontano da qui ci sono degli abeti, il bosco è un po' misto. Gli abeti hanno sempre dei rami secchi nella parte bassa del tronco che rimangono sempre relativamente asciutti anche quando piove, sia perché sono sollevati dal terreno, perché sono ancora attaccati alla pianta, e sia perché hanno la chioma soprastante che li protegge dall'acqua. Ecco, quei rami su quegli abeti sono la mia unica speranza di accendere il fuoco stamattina. Vediamo un po' che cosa trovo. Ecco, una roba del genere già potrebbe andare bene. Sono asciutti? Pare di sì. L'abete non delude mai, solo che dura pochissimo, quindi è meglio che mi sbrigo a mettere l'acqua a scaldare. Ragazzi, grazie per avermi seguito anche stavolta, spero che il video vi sia piaciuto. Io mi bevo il tè e mangio la flapjack. Voi lasciatemi un commento qui sotto, che mi fa molto piacere, e iscrivetevi al canale se i miei contenuti sono di vostro gradimento. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!